Per i cittadini teramani il mese di settembre si preannuncia particolarmente complesso per la viabilità a causa dei numerosi cantieri attivi imminenti che spaziano dalla manutenzione stradale agli interventi post-sisma ai progetti del PNRR. Nuovi lavori come quelli in Viale Bovio e Largo Melatino sono già iniziati questa settimana, mentre altri cantieri da Piazzale San Francesco al Mercato Coperto stanno riprendendo dopo la pausa estiva. Stiamo lavorando anche perché quello che possiamo fare prima delle riapertura, cerchiamo di farlo, come Viale Bovio, che è un impegno che con la ditta abbiamo preso, è un lavoro Enel, che stiamo lavorando e penso in 10 giorni dovremmo arrivare fino a Piazza Garibaldi, lì di fronte alla biglietteria Baltour, per poi proseguire a arrivare alla San Giorgio, quello che il progetto prevede, anche perché quella via naturalmente la riqualificheremo tutta quanta facendo l'asfalto fino all'ingresso dell'ANAS su sopra. È chiaro che c'è pure il problema dell'ipogeo che insomma stanno lavorando, speriamo quando prima possa riaprire, e quindi quella via diciamo cerchiamo di farla un po' più fruibile tutti. Poi partiremo con dei lavori sulle frazioni, che domani con un primo lotto con la ditta partiamo su delle frazioni, che adesso poi piano piano vediamo un attimino dove arrivo con il primo, diciamo con questo budget di lotto, e quindi diciamo quello che possiamo fare a settembre, vorrei chiudere un po' tanti lavori. Da Teramo Centro, frazione e quant'altro. Chiaramente abbiamo 4 lotti da 150.000 euro, vediamo dove possiamo arrivare. La preoccupazione principale riguarda la ripresa delle attività scolastiche prevista per l'11 settembre, che potrebbe complicare ulteriormente la circolazione nelle ore di punta, in concomitanza con i cantieri presenti in diversi punti critici della città. Io in ferie non ci sono andato, quindi sono stato sempre a disposizione, chiaramente però le ditte tutti sanno che poi il periodo di Ferragosto magari 10 giorni sono fermi, però adesso abbiamo ripreso, io nel frattempo mi sono fatti i programmi quando loro erano fermi e quindi adesso ripartiamo cercando di dare le risposte più possibile, che chiaramente vedo pure a Viale Bove che comunque il traffico scorre pure abbastanza bene. Oggi siamo qui via Irelli perché giustamente anche la ditta ci sono state alcune critiche perché questi pozzetti erano un po' bassi, poi l'ho fatto tornare alla ditta e adesso li stanno sistemando con la speranza che vada tutto bene.